c'è l'aria frizzantina questa mattina. Tra la pioggia e il vento di questi giorni mi sono beccato un bel raffreddore. Prima attrazione della giornata è il parco archeologico di Selinunte. La Sicilia è tosta, ragazzi, è tutto un saliscendi. Adesso sto facendo una bella salita. Non si riesce mai a rimanere proprio sulla costa. Si è costretti sempre a fare dei tagli nell'entroterra. In quella di Trapani. Una ciclovia, una ciclovia. Io mi faccio questa. Mi dispiace, andrò un po' più avanti lungo questa ciclovia, poi girerò a destra e dovrei dopo un po' arrivare al sito archeologico di Selinunte. Thank you.
Grecia? No, l'italianissima Sicilia. È incredibile, fantastico. La Valle dei Templi è stupenda, ma Selinunte non è da meno. Sbalorditivo, da rimanere a bocca aperta. E poi guardate cosa c'è qui davanti. Ed ora direzione Mazara del Vallo. E la campagna, ce lo facciamo un giretto. Dove mi ha fatto passare il navigatore? La strada è chiusa, qua c'è il cancello. Forse è là. Io passo, ormai sono troppo avanti. No, assurdo. Niente. Ci proviamo. Togli gli spini. Porca. Uffa. Cavolo. Ho deciso di fare un piccolo tour agricolo. Esce sulla strada? Grazie, ciao. Ci siamo. Cuccia! Continua su SMC 56 per 7 km. Cazzo di cani. Thank you.
Gambe Nervese un po' Mazzara, molto bella. Adesso continuo su questa ciclabile e raggiungo il camping Il Biscione. Sono arrivato al mio camping, la mia bicicletta è lì, qui sono riparato dal vento, qui ho l'energia elettrica, guardate che bel campeggio, molto molto grande. E sono praticamente solo, dovrebbe esserci anche un bar e una pizzeria. Rilasso un po', mi mangio una bella pizza. Questi ultimi tre giorni sono stati parecchio duri dopo la pioggia, il vento. Comunque, tutto sommato, alla fine è andato sempre tutto bene. L'antica civiltà di Selinunte è veramente qualcosa di straordinario. Se avete possibilità di andarci, partite. Pizza con patate al forno e salsicce. A domani!